La legge Urbani nel 2005 introdusse per le regioni italiane la carica del direttore regionale per i beni culturali e paesaggistici, un alto funzionario preposto a dirigere e coordinare le attività delle soprintendenze, con lo scopo di decentrare numerose funzioni precedentemente di competenza del Ministero centrale. In quel periodo venne fatto un censimento della enorme quantità di beni culturali presenti in regione e fra essi fu individuato anche il castello creato dall'estro del pittore Gennaro Della Monica di Teramo. Da anni il manufatto artistico impropriamente definito castello era oggetto di denunce da parte di un attivo comitato di quartiere che soffriva l'abbandono e l'incuria di questo borgo medioevale. Finalmente furono decisi i lavori di consolidamento che riguardavano solo il pezzo merlato e non le restanti strutture, gli altri due monconi in pessime condizioni. L'ultima parte dell'antico borgo è un prestigioso palazzo restaurato in via Cavour con bifore e finestre ad arco acuto in puro stile medioevale. L'intervento di consolidamento di questo raro e lucido esempio di Gothic Revival in Abruzzo è terminato. I problemi veri iniziano ora. È bene sapere che il castello, diversamente dall'idea diffusa, è di proprietà comunale dal 1978. In quell'anno il nipote di Gennaro Della Monica, per evitare dissidi tra gli eredi nelle suddivisioni, cedette il manufatto scambiandolo con terreni in periferia. Il comune si era impegnato ad un uso pubblico del monumento. Subito dopo ci fu il vincolo da parte dell'allora soprintendenza dell'Aquila. Ora i beni culturali, ultimamente, hanno ribadito che il recupero per il restauro interno delle sale e dei dipinti deve vedere impegnato il comune deputato alla conservazione del bene. L'amministrazione comunale deve attivarsi con una serie di risorse umane e culturali per ridare un'autentica identità al castello. Ascoltiamo Alberto Melarangelo. Il castello della Monica è una delle tante incompiute di questa città, che ha il triste destino di avere tanti monumenti, tante bellezze, ma tante bellezze non fruibili e utilizzabili. È un'opera unica tra le pochissime in Italia per quanto riguarda il Gothic Revival, cioè il neomedievalismo in pieno Ottocento. Se ne parlò anche con l'ex sindaco insieme, l'idea era quella di e spero sia ancora questa, io mi batterò e mi batterei comunque per questa, di renderla una casa museo in onore del suo autore, che è Gennaro Della Monica, che è uno dei più grandi artisti abruzzesi del passato, renderla fruibile quindi come casa museo, dimora storica, quindi anche una sorta di attrazione non solo culturale ma anche di curiosità per quanto riguarda il turismo culturale e quindi della nostra città. Poi io penso che le parti più moderne, ricostruite, potrebbero occupare degli uffici, delle realtà dove si possa progettare il contemporaneo, una sorta di centro per le arti contemporanee. E tutta la struttura, compreso il giardino che è molto ampio, potrebbero diventare, anche per far cassa per quanto riguarda la cultura, la città di Teramo, essendo il Castello della Monica di proprietà comunale, potrebbe essere utilizzato anche come, soprattutto il giardino molto grande come luogo per concerti, per manifestazioni in generale, ma anche affittabile, direi, anche affittabile per manifestazioni di vario tipo. Questo succede in tantissime città, mi ricordo visitammo la città di Praga, sulle colline, con noi gemellata tra l'altro, sulle colline di questa città c'erano delle residenze Liberty di proprietà municipale, utilizzate anche come ristoranti con altre funzioni. Questo per far vivere un luogo straordinario che nessuno ha, per farlo visitare da tantissimi turisti, ma anche per avere un ritorno economico che lo possa tenere in vita. Certo è che ormai da più di 10 anni, dopo è da 20 anni che è stato acquisito alla pubblica collettività, ma da più di 10 anni la sovrintendenza tiene bloccato. Dopo aver restaurato le pareti esterne e averlo consolidato, ma tiene bloccato questo gioiello. Io mi chiedo come sia possibile una politica di questo tipo per un'istituzione qual è la sovrintendenza, insomma. Abbiamo voluto chiedere ai teramani cosa realizzerebbero loro all'interno di questa struttura. Mi sembra una struttura all'esterno molto bella, molto molto rappresentativa, no? Per una città, una cosa di questo tipo. Poi cosa si può fare? Potrebbe essere di tutto, una struttura ricettiva,
per centri culturali, una pinacoteca, un centro riunioni, un centro congressi. Probabilmente c'è il problema del parcheggio, però se ad esempio adesso il parcheggio Piazza Dante, il parcheggio San Gabriele, il parcheggio strutture in centro, se lei pensa che Chieti ce l'ha lì la Rocca, l'Aquila c'è il castello, perché Teramo no? Il castello è meglio abbatterlo e faccio un bel palazzo. Io sono stato dentro, cioè, ci sono degli archi, delle colonnine che sono capolavori. Restaurarlo e renderlo accessibile a tutti i teramani per vederlo, perché io non ci sono mai entrata, quindi mi farebbe piacere vederlo. Qualsiasi struttura, soprattutto quelle che meritano rispetto, come il Castello della Monica, se utilizzata seriamente per fini culturali, penso che debba essere di apprezzamento. Per la penuria di case lo abbatterei veramente, dici costruirei case per appartamenti, costruirei per persone che c'è sempre più richiesta di case. Io avevo pensato, vabbè, magari una fesseria, farci un piccolo albergo. Il Castello della Monica sta bene come sta, non penso proprio di no, che vada bene così. Cambiare una cosa del castello non va bene. Molta gente mi chiede dove è il Castello della Monica, sono turisti che vengono a Teramo, di conseguenza io investirei su quell'opera lì. Quelli che vengono a Teramo vedono solo il Duomo e gli scavi di Madonna di Grazia, perché il Castello della Monica no? Penso che proprio possa essere aperto al pubblico. Lo devono rimettere a posto, ristrutturarlo come era una volta. No, questi qua una volta c'era un night, un'altra volta poi non so che cosa c'hanno. Certo è che questo castello è stato sempre una disgrazia.